Il manto stradale della terza corsia in costruzione sull'A4 potrebbe essere inquinato da veleni come il vanadio, il cobalto, il nickel e il cromo. È la scoperta dei carabinieri del NOE, Nucleo Operativo Ecologico di Venezia, che stamani hanno posto sotto sequestro i capannoni della Mestrinaro di Zero Branco. L'accusa contro l'azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti e dà lavoro ad un centinaio di addetti è di aver comprato rifiuti inquinanti e anziché smaltirli, come prevede la legge, li avrebbe rivenduti come compost per la produzione di manti stradali, incluso quello della terza corsia dell'A4. La Mestrinaro, secondo le indagini dei militari, avrebbe trattato ben 40 tonnellate di rifiuti illeciti. Il vanadio è un elemento chimico che si trova negli esseri viventi ed è anche usato per curare il diabete. Ma in natura non esiste allo stato puro. Se isolato è altamente tossico e cancerogeno. Il cobalto invece non si trova in natura, è un isotopo radioattivo e cancerogeno. Il nickel è un metallo che si usa dal 3500 a.C., ma è tossico nel caso di un'esposizione superiore allo 0,5 mg per metro cubo. Infine il cromo si trova nei rubini e negli smeraldi. Non è tossico, sono considerati tali però i suoi derivati, se ingeriti o respirati. Ora inizieranno i carotaggi lungo la terza corsia per cercare la conferma di quanto asserisce il NOE. Intanto sono indagati gli amministratori dell'azienda, Lino e Mario Mestrinaro, un loro dipendente, Italo Battistella, Loris Guidolin, amministratore di Adriatica, e Maurizio Girolamo, amministratore di Intesa 3.